intanto vi porto un saluto sia di stefano accorsi che di emilio solfrizzi che Naturalmente hanno molto amato questo film, sono rimasti molto legati anche a, a, a Giovanni, hanno fermato un gruppetto di irriducibili, eh, solo che Stefano sta a Parigi perché comincia un nuovo film e Emilio invece è a Milano che sta girando un sitcom, quindi è proprio a dei tempi strettissimi e quindi nessuno dei due era potuto venire. Ehm, ma vederlo naturalmente adesso, a distanza di anni, uno ha un po' l'effetto eh, ricordo-nostalgia. Però dopo mi sono venute fuori anche tutte le, le difficoltà, per esempio il fatto che è un film ambientato in piena estate e l'abbiamo girato in pieno inverno, no? in Piemonte, quindi con 25 sotto zero e con, con le scene notturne soprattutto, che si cominciava alle, alle, no, alle 9 di sera e si finiva all'alba, tutti con le mute da sub sotto le magliette perché c'era un freddo boia. E naturalmente questi sono i soliti problemi delle produzioni un po' italiane che cercano di... di Rende tutto più difficile una troupe diciamo di eroici volenterosi quasi tutti un po' alle prime armi questo per me era il mio secondo film da regia per Stefano era assolutamente il primo film da protagonista assoluto perché aveva appena finito Radio Freccia in cui comunque è un film abbastanza corale ancora no? e doveva ancora diventare insomma, esplodere il fenomeno diciamo, Stefano Accorsi e Emilio, soffrizzi e Giovanni Esposito erano sempre stati usati soprattutto in ruoli comici. Io ho visto Giovanni, l'avevo visto in un film bellissimo che era La, La polvere di Napoli. e Dopo aver visto quel film ho detto: voglio assolutamente lavorare con questo attore perché è troppo, <ride> è, è troppo forte. Sì. Sì. Sono una fase, diciamo, successiva sono in effetti straordinari. Poi tutti hanno. Hanno un livello altissimo e poi soprattutto sono tutti molto eh, guidati e controllati, cioè c'è cioè un'uniformità un proprio nella ricezione. No, ma parlaci della, della genesi del film, cioè come hai incontrato questo libretto, come, insomma, come eh, si, si è sviluppato, insomma, da lì alla sceneggiatura, al, al, appunto al, anche convincere un produttore italiano a fare un film... No, ma dicevo prima, l'ho detto in due parole velocemente, ehm, io sono un grande frequentatore di bancarelle di libri usati, che, tutto a mille lire una volta, adesso non so se era tutto a un euro o cose del genere. E perché si trovano dei bellissimi libri fuori catalogo, eh, libri poi anche autopubblicati, per esempio no? con la tipografia sotto casa, eccetera, eccetera. Quindi ho questa perversione. E, e in una di queste bancarelle, infatti, ho trovato ormai è fatta ed era questo libriccino pubblicato da Bertani, editore di, di Verona, con il contributo di Soccorso Rosso, perché all'epoca Fantazzini era stato un piccolo caso insomma, nel, negli anni, quegli anni. La cosa che mi aveva colpito era a parte la, la, la fotografia di copertina, in cui c'era proprio lui steso per terra in un lago di sangue, un po' come l'immagine finale dopo la sparatoria nel film. E soprattutto leggendolo c'era una, naturalmente non c'era letteratura, ma c'era vita, eh, era una vicenda una, raccontata da chi veramente aveva fatto quelle cose, che aveva subito e vissuto quelle cose, e soprattutto aveva avuto un colpo, otto colpi di pistola, insomma. E, quindi era, non c'era una vera, c'era la narrazione di quella, di, di quella lunga giornata, però c'erano anche poi un po' di pensieri ideologici. In, Deliri de, dell'epoca, eccetera. Quindi mi, mi, mi aveva colpito questo personaggio, questo suo affrontare la vita e, così in maniera eh, spavalda, rocambolesca, ehm, anarchica. Un'anarchia però di quegli anni lì, quindi appunto non è l'anarchia classica eh, ideologica, ma un'anarchia che più anni forse è anarchismo, cioè insomma ribellismo generazionale. E, um, e avendo vissuto insomma, gli anni 70 mi sembrava che questo libro potesse dare la possibilità di raccontare quell'epoca, um, un periodo diciamo, appunto, che preannuncia poi degli, appunto, gli anni di piombo. Anche il carcere, per esempio, pensiamo per esempio adesso anche a Roma c'è no, Regina Celi. i carceri erano tutti vecchi palazzi, vecchi castelli nel centro della città e molto spesso i parenti parlavano direttamente, addirittura dalle finestre con le sbarre o passavano cibo o cose del genere. Era un altro tipo di carcere, un carcere ancora da cui si scappava appunto arrotolando le lenzuola e segando con la lima le sbarre, quasi da barzelletta. Poi dopo sono venuti gli anni più duri. L'anno del 73, c'era già stata naturalmente la piazza Fontana nel 69, il 73 era anche l'anno della strage di Brescia, quindi vuol dire si muoveva tutto nel, nella società italiana e soprattutto diciamo, nel, nella gioventù italiana un, un, uno sdegno, una voglia di, 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 di ribellione e ribellismo che poi ha seguito vari canali, insomma, più o meno legali. Era l'epoca in cui, appunto, anche rapinare una banca era considerato un segno. C'era cioè Valanzasca che rapinava le banche per andare in discoteca e bere champagne, e c'erano gli altri che rapinavano le banche per finanziare i gruppi politici oppure per dare un segno di, di, di ribellione di contro il potere, contro lo Stato, contro i padroni. Queste cose qua, insomma. Ecco, mi sembra che questo libriccino e questa vita vissuta. Eh, fotografasse bene quegli anni e, e quindi ecco, mi sono buttato in questa storia, per di più c'era anche un'altra assonanza eh, c'è un film che ricorderete probabilmente tutti che è quel pomeriggio un giorno da cani quello con l'alpacino e quindi c'era un antecedente, cioè, perché tecnicamente dire, questo film aveva tutta una serie di trappole. Per esempio, è un film statico: cioè, sono tre uomini bloccati dentro una stanza chiusa, praticamente. Quindi dire, rispetto a un film che dovrebbe avere no, vari movimenti, di luoghi diversi, eccetera, era un film che poteva essere anche. Eh, pericoloso, però avendo visto appunto questo antecedente, questo film con Al Pacino, ho detto vabbè, se l'hanno fatto loro, forse in qualche maniera ce la caviamo anche noi e, e cerchiamo di, di far stare tutto un film in un, in un unico ambiente. Praticamente. Che poi l'ultimo ambiente è, è il carcere, insomma, con tutti i suoi anfratti, le varie stanze, le varie cose, le celle, gli uffici, le cose. Quindi anche lì un po' si è mosso. Però eh, poi insomma la voglia era anche. Ripeto, eh, questo era il mio secondo film, quindi volevo anche essere in grado di gestire questo film, non, non, con poco budget, con poco tempo, con pochi soldi, e quindi il fatto di stare in un unico posto aiutava, mi ha aiutato ha aiutato la produzione del film. So che c'è stato poi un carteggio tra te e anche eh, Fantazzini. No? Stato, siete in qualche maniera c'è stato un contatto. Ora allora ah, certo. dico, nella, cioè questa cosa l'hai servita per scrivere la sceneggiatura e delineare. La sua psicologia, e se sì, quindi questa, questa sua un po' ingenuità, questa eccessiva bontà è una cosa, una sua caratteristica, o è stata un po' da te accentuata? Io naturalmente ho dovuto prendere i diritti del libro e chiedere permesso a Fantazzini di fare un film sulla sua vita, usando il suo nome e tutto quanto. Quindi sono andato a trovarlo nel carcere di Alessandria dove era detenuto, e abbiamo avuto un colloquio molto franco. Lui tra l'altro è una persona molto curiosa, nel frattempo dai fatti appunto del 73, lui ha continuato a... cioè in realtà ci sarebbe la possibilità di fare due, altri due o tre film, perché, perché lui è, è entrato in carcere negli anni 60 e, ed era ancora in carcere negli anni 90. Quindi lui mi ha detto, io ho conosciuto tutta la popolazione carceraria d'Italia. All'inizio c'erano appunto i malavitosi, i ladri di polli eccetera eccetera, poi hanno cominciato ad arrivare i politici neri e rossi, poi sono arrivati i drogati, poi sono arrivati gli extracomunitari, adesso era la fase, quando li intervistavo io era nella fase extracomunitari, per un attimo ci sono stati anche due o tre di mani pulite ma è durato pochissimo, uno o due minuti è durato, in tutta Italia ne avevano arrestati tre. E, però, diciamo, ecco, lui ha visto proprio cambiare. Si poteva fare una storia d'Italia attraverso la vita carceraria e gli ospiti del carcere italiano, di come sono cambiate le popolazioni carcerarie. È una persona molto vitale, nonostante fosse da 30 anni in galera praticamente, attento, curioso. C'era subito buttato sul computer, su internet, sulle cose, faceva tutto un sacco di cose. Si era fidanzato e innamorato di un'altra un ragazza, stando in carcere una ragazza molto più giovane di lei che diventava praticamente la sua factotum, ha fatto anche tutto un movimento per la liberazione di fantazzini, eccetera. E diciamo che era stato un colloquio così informale, certamente non di lavoro, per conoscere l'uomo, per farmi raccontare alcune cose, stati danni. In realtà c'era già molto nel suo libro, il suo modo di essere, di pensare, eh, lui ha letto la sceneggiatura e mi ha dato l'ok, okay. eh, diciamo che temevo che l'unica scena che potesse contestare fosse la telefonata del padre, in realtà lui col padre ha avuto naturalmente dei rapporti conflittuali e insomma e, e quella scena comunque l'ha accettata, insomma, ha, ha accettato il film, ha accettato la sceneggiatura, quindi... Dopo le sue vicende, dopo, dopo quello che è raccontato nel film, appunto, sono state molto drammatiche perché poi lui è, stato, è iniziato l'epoca dei supercarceri no? eh, con il generale della chiesa, con gli anni di piombo, eccetera, I, questi carceri ancora diciamo rinascimentali eh, o medio orientali, cioè questi vecchi palazzi decadenti in cui si poteva scappare con, scavando con, con una lima sono diventati invece supercarceri, tutti quanti portati fuori dalle città di sotto in campagna, dove naturalmente non scappa più nessuno c'è stato un periodo in cui è fatto, si è fatto tutti i giri delle carceri, anche Porto Azzurro, Trani ehm, le rivolte nelle carceri, è stato anche lì Picchiato, è finito in coma, neanche ha è tutti i colori, è scappato anche due o tre volte, l'hanno ripreso. Alla fine, eh, grazie anche al film, il suo caso, insomma, in realtà lui è il record man italiano di detenzione, pur non avendo ammazzato nessuno. L'unico fatto di sangue di cui si è reso protagonista è questo qua, per il resto lui aveva soltanto rapinato banche con pistola e giocattolo. Gli assassini di Moro sono fuori, voglio cioè dire tutti quanti. No? Addirittura banda armata per sovvertire l'ordine dello Stato, uccisione di, 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 con rapimento, eccetera, sono fuori tutti, ha fatto 14-15 anni. Lui era ancora dentro, si era fatto già 25-30 anni sarebbe dovuto uscire. Ancora. Grazie al film si è un po' mosso la cosa, e l'hanno spostato a Bologna dove c'è la sua famiglia. E ha, com ha cominciato a avere gli arresti domic no, domiciliari semi-libertà. Cioè Dormiva in carcere e di giorno poteva uscire, quindi ha cominciato. Solo che è successo che il terzo giorno che doveva tornare in carcere, nel momento in cui stava per suonare il campanello per farsi aprire il portone e rientrare, mi ha detto: Insomma, io ho pensato, ma io tutta la vita ho cercato di scappare dalle carceri e adesso devo addirittura suonare il campanello per tornare dentro, no! E se n'è andato, e quindi è scappato. Per altri due anni è rimasto latitante. Poi l'hanno beccato qui a Tor Lorenzo eh, sul litorale laziale mentre stava facendo una rapina in banca, in bicicletta, eh, ma soprattutto aveva perso i contatti con la realtà. Adesso le banche hanno quelle porticine quelle pieghevoli per cui no, uno rimane incastrato e è rimasto che è stato dentro, cioè non riusciva più a uscire. No? E Quindi l'hanno beccato e è tornato naturalmente in carcere, d'altra parte è una persona che ha vissuto tutta la vita in questa maniera difficile che poi… Si potesse reinserire facilmente nel tessuto sociale e poi mi sembra che due anni fa eh, in carcere è morto. Ha avuto un infarto sotto la doccia e quindi è morto in carcere. Quindi la sua vita si è conclusa come praticamente era scritto nel, nel suo DNA. Questo è un po' alla fine, diciamo che questo è anche un po' un film così, dedicato chiaramente a lui, insomma, queste, a lui, a quelli come lui, a, in realtà a tutta una generazione di sbandati è stata un'epoca in cui veramente si poteva finire male, insomma, lui è uno di quelli che ha finito male. Perché poi eh, so che anche, avevi fatto di tutto per farlo venire alla prima del film, invece avrebbero dovuto circondare il cinema. Sì, eh... non li abbiamo... Era, noi abbiamo fatto la prima del film a Torino, avevamo chiesto la presenza sua, naturalmente con tutte le condizioni di sicurezza, eccetera, ma... Giustamente devo dire, perché probabilmente avrebbe approfittato dal primo e dal secondo tempo di scappare, il, il direttore del carcere di Alessandra l'aveva negato. Hai visto il film in cassetta. Senti, visto che abbiamo Giovanni, eh, volevo chiedere anche prima a te, insomma, questi personaggi, poi eh, insomma, gli ostaggi, no? Eh, sono insomma anche loro molto aderenti ai due personaggi che hanno stati tenuti in ostaggio e appunto, in questo caso quella domanda è per Giovanni, come, come ti sei avvicinato? Cioè hai, avete fatto anche lì delle... Insomma, delle, delle... Beh, Quando si prepara un film naturalmente si fanno delle ricerche. no? Mm. Anche se è un film di fantasia, comunque uno si basa sempre sul materiale che prima accumula. In questo caso, essendo un fatto di cronico reale, ho cercato di, oltre a documentarmi sui materiali di repertorio, i telegiornali, i giornali dell'epoca, l'Emeroteca, la Biblioteca Nazionale, eccetera, eccetera, tutti gli articoli che erano stati pubblicati, mh, ho cercato di rintracciare le persone che erano state coinvolte. Solo che hanno passati talmente tanti anni, dico, ma chissà che fine hanno fatto questi, hanno passato vent'anni. E, e invece sono andato a Cuneo e, e c'erano ancora i due secondini, erano ancora a Cuneo, per esempio. E, cioè, non erano, infatti, come, come dice, loro tutta la vita la passano in carcere, cioè tornano a casa a dormire la sera, ma fondamentalmente vivono e eh, sono rimasti lì. Naturalmente per loro questa vicenda è, insomma, è la macchia della loro carriera, no? perché due guardie carcerarie che vengono fatte prigioniere da un... Da, da un detenuto chiaramente non è certamente una cosa che eh, quindi sono stati un po' diciamo così laconici nel, nel raccontare la vicenda eh, c'è stato un, invece un capo dei carabinieri che poi ha lavorato per, per, dalla chiesa eh, che mi ha detto no no perché poi mh, noi quello lo volevamo ammazzare ci è andata male perché purtroppo a, a, Nonostante Otto Pallotto è rimasto vivo, però quello andava fatto fuori, insomma, loro volevano proprio ammazzarlo per dire. Insomma, c'era tutta una ricerca, la cosa che era appunto, stiamo parlando sempre degli anni 70, forse le cose sono cambiate adesso, anzi sono molto cambiate, diciamo, anche le guardie carcerarie adesso si chiamano polizia eh, carceraria, insomma, tutto, hanno altre cose anche di sindacato, eccetera. Eh, All'epoca. Come per moltissimi altri campi, i, come dire, i meridionali, era un mestiere molto da meridionali, no? a fare il e, e soprattutto andare al nord, da una parte era un allontanarsi dalla dal casa propria, ma era anche una promozione, cioè il nord era visto come una cosa anche importante. E i due, in effetti, i due ostaggi erano meridionali. E per cui, diciamo che ho potuto lavorare su questa cosa qui, e pensando poi agli attori che l'avrebbero fatto, cioè Emilio Solfrizzi e Giovanni Esposito ho Costruito il personaggio di loro, prendendomi delle libertà diciamo, rispetto alle personalità reali dei, dei due personaggi, però creando questo. Ho pensato che comunque tra, tre persone chiuse in una stanza, che comunque si conoscevano perché appunto lavorando, due lavorando e uno essendo ospite quattro, del carcere, dovevano avere dei rapporti, insomma, dei rapporti che mettessero in risalto l'umanità, le differenze, però la voglia comunque di comunicare, di parlare, di, di crescere. Devo dire che mh, non abbiamo fatto provini, vero? No. No. no, io avevo chiaro che insomma, cioè per dire, a me non piace fare i provini in generale perché mi sembra un po' umiliante anche per gli attori, soprattutto per quelli conosciuti, quindi se io vedo un attore, lo conosco, ho visto il lavoro che fa, eh, ci parlo, ci parliamo. Sì, è uno scherzo quando è successo. Che non succede, perché non succede mai che un regista ti scelga così no, no sembra uno che fai 20 provini no, a è per però poi dopo abbiamo lavorato una settimana prima di iniziare il film su, sui personaggi, sul copione è stato importante la cosa a cui insomma, dicevo prima della cioè che diceva prima Enzo è l'accomunanza tra le guardie carcerarie e lui è che le guardie carcerarie dormivano pure in carcere cioè, se non avevano la famiglia, dormivano pure in carcere, quindi erano assimilate ai detenuti in tutti i sensi. No, perché appunto, adesso, se tu puoi, ho sentito prima che Enzo diceva che sei in cartellone con questa cosa, quindi capisco che è una formazione teatrale, sì. perché poi in realtà il, la, la sceneggiatura ha un impianto teatrale, potrebbe essere tranquillamente trasferita no, sì. una in una piazza teatrale. Quindi, diciamo, in, in realtà il lavoro che avete fatto è un lavoro molto sul testo. Sì, molto sul testo, molto su... Diciamo che proprio l'aiuto grosso veniva dalla sceneggiatura perché era scritta talmente bene che dovevi calibrare certe cose, però il grosso del lavoro era fatto. Diciamo che ci siamo un po' spinti poi insieme, nel, in fase di preparazione, a vedere se questi personaggi poi a un certo punto andavano dalla parte del, del, del sequestratore, cioè nel senso che quasi lo appoggiassero in qualche modo, perché poi dopo si rendevano conto che quella era una brava persona. Sì, tra cioè virgolette. quasi lascia un'amicizia sì, tra i sì, sì, Ma c'è una cosa per esempio curiosa che mi ero dimenticato totalmente, ma ehm, il film è girato in... in, in come in scritto, in sequenza, in sequenza, cioè da scena 1 a scena 100, diciamo, no? Mentre di solito lo sapete che nel, nel cinema si accorpano le scene a seconda del, degli ambienti, della disponibilità della, dell'attore, eccetera. No? Invece questo avendo un unico ambiente, ci siamo potuti permettere il film proprio in sequenza. In realtà girando poi sì, anche conti. loro, naturalmente, tutti quanti, siamo diventati sempre più squadra, no? E, e, e a un certo punto mi sono accorto, per esempio, che nel film mancava una cosa, un, 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 uno scrollone come... Per cui la scena di quando eh, Accorsi tira fuori la mappa del carcere e scopre che c'è una porticina, che c'era stata in passato un'evasione insieme, ma non era scritta? Ti ricordi? Ce l'ho improvvisata, ci ho, improvvisa ho, ho sì. pensato una notte e il giorno dopo. Come pure è venuto fuori l'arrivo dei due in ospedale, che pure non, non c'era, da... però vedendo come poi si erano sì. amalgamate le tre vite insieme. E poi chiaramente. Il finale doveva essere appunto lui e la moglie e basta, però io, è impossibile non rivedere i due. Sono stati insieme tutto il film, sono assolutamente co-protagonisti del film. Non vederli nella scena finale mi sembrava un peccato. no? Sì. E tra l'altro chiude anche la loro vicenda, perché sennò non sapeva che fine avevano fatto, per esempio, i due. no? E quindi quella scena lì del nuovo tentativo di evasione, poi trovano il, il muro e l'arrivo di loro, è stato come dire studiato mentre giravamo. Dico non improvvisamente. Cioè, chiaramente scritta, però abbiamo, mentre lo giravamo mi sono accorto che c'era bisogno di, uno, di un, Beh, un ulteriore quindi, scossone. Quindi, diciamo, tra i problemi di produzione, però comunque eh, riuscire a girare in sequenza è un privilegio oggi. Cioè, quindi questa è stata una cosa importante anche per, per, sì. no, per dare eh, profondità ai personaggi e alla storia. Non so, e si sente, perché poi alla fine eh, sì. loro sono quasi dispiaciuti alla fine no, di quello che, che, che è accaduto. Sì, ma poi posso testimoniare un clima, tra l'altro una, una voglia di fare questo film quando stavamo lì con tutte le difficoltà che, insomma, era... Avete girato a Trieste, mi pare? No, no, no. Saluzzo, a più Saluzzo, più molto. Sì. Saluzzo. che è un paesino vicino a Cuneo, cioè il carcere di Cuneo dove tutto è successo è tuttora attivo, cioè usato, quindi non si poteva usarlo per girare un film. Invece Saluzzo, il carcere di Saluzzo, che è esattamente quel, quella... Castellozzo che si vede anche in esterni, l esterni e interni, sono lo stesso, l'unico ambiente: non è che abbiamo girato in parti diverse, come succede spesso al cinema. È l'unico ambiente, la piazza, il paesino: tra l'altro, è un paesino totalmente intatto, uno dei pochi paesini, dove non rovinati dall'alluminio anodizzato, dalle antenne paraboliche, dai manifesti per strada, eccetera. Per cui è stata anche una scelta felice e, soprattutto, aver trovato. Ho fatto un, un lungo casting non per gli attori, ma per il carcere perché gli attori sapevano chi volevo, invece il carcere era difficile da trovare, doveva avere tutta una serie di requisiti, per cui alla fine abbiamo trovato quello di Saluzzo e è, andato, è stato perfetto, insomma. aveva tutti gli ambienti giusti, era molto mosso, aveva persino questa fontanella assurda in un cortile, quindi il campo da calcio, insomma tutto quanto era perfetto. E... Tra l'altro segno del destino a un certo punto andando cercando questo carcere, quando abbiamo trovato questi, tutti questi bracci avevano tutte le, le, le celle, alcune veramente rovinate, altre meno. C'è addirittura una, una salita di proiezione con anche delle pellicole a 16 mm e fuori da queste celle c'è un come nei campanelli, no? Ci cioè sono i nomi dei detenuti con dei foglietti di carta che si sfiano e si infilano a seconda del campo. E in uno di, questi, di queste celle, non so ti ricordi, no? C'era cioè un detenuto che si chiamava Vincenzo Monteleone, allora, <ride> allora, è la Madonna, Quindi, allora, è questo, cioè, è un segno del destino. Beh, cioè, vogliamo... volevo fare una domanda eh. a Esposito, a Giovanni Esposito. Non credo che avessi interpretato prima il ruolo di un brigadiere uh, o di un, no. di un uh, poliziotto diciamo così è stato molto difficile eh, per lei eh, introdursi in questi panni così complessi insomma del, del personaggio di polizia che ha a che fare con un criminale o, o, o ritenuto tale seconda domanda uh, nel avere questo contatto continuo con Stefano Accorsi, ecco, uh, le persone, e anche il suo collega, l'altro Soffitti, eh, rimanevano o esseri umani o, di, o acquistavano proprio il ruolo per lei, acquistavano il ruolo che la sceneggiatura dettava. Ecco questo, cioè in sostanza, riusciva ad essere sincero nel rapporto teatrale oppure facevo un grosso sforzo? No, devo dire che insomma la, il lavoro sul personaggio avendo all'inizio mi spaventava chiaramente, perché, insomma affrontavo un, un personaggio che era complicato in un film, un bel film, per cui però come ripeto era talmente scritto bene che era proprio veramente era più facile farlo bene che rovinarlo diciamo. Per cui, per cui diciamo questo è stato già una base. Poi abbiamo fatto un lavoro di una settimana su, sul testo, a tavolino e provando insomma varie strade da prendere, anche a un certo punto spingendoci. tutto era sbaccato proprio per poi tornare dietro e quello diciamo, ci ha aiutato proprio tantissimo poi man mano che andavamo avanti diventavamo veramente personaggi c'era un rapporto a Corsi con ecco, Solfrizzi così da loiacono di Gennaro e Fantazzini oramai pur in albergo eravamo così, lo tenevamo d'occhio <ride> no noi lui a quel punto No, devo dire appunto che il, cioè, insomma, la cosa di cui sono abbastanza contento, anzi, molto contento, è il, il gruppo di attori che lavorano in questo film. Perché poi spesso sento sen, sempre le non ci sono attori italiani, ci sono bravi attori italiani. Sempre queste, gli americani sì che sono bravi, hanno tutte queste palle. In realtà ci sono tantissimi attori molto bravi che aspettano tanto l'occasione di mostrarlo: tutto qua, di fare bei film, scrivere bei copioni. E, eh, io in particolare ho delle fisse per cui ci sono certi attori che eh, cerco di portarmi sempre dietro, per esempio uno di questi è Antonio Petrocelli, quello che fa il direttore del carcere, un altro è Antonio Catania, quello che fa il, il procuratore. Insomma. Eh, sono attori bravissimi, secondo me, ma anche nelle piccole parti, tutto sommato. No? Anche quelli... Notavo per esempio il giornalista che non fa niente, però ha cioè, <ride> una faccia perfetta, perché cioè, non era il classico giornalista, era il, un, giornalista, un giornalista della Cronaca Nera, con la faccia da Cronaca, sì. cronaca Nera. Insomma, quindi anche nei, nei, poi c'è questo cameo di Guccini e di Haber, che sono insomma, misurati, Haber misurato come non mai, perché, sì, stranissimo. stranissimo infatti ho dovuto picchiarlo prima di, perché era una cosa impossibile. No, Aber naturalmente, ecco, avendo fatto un film con Aber, insomma anche lì era un po' una specie di portarsi dietro un pezzetto di famiglia e anche perché Aber comunque ha vissuto a Bologna, è un bolognese d'adozione, insomma un nordico che andava bene per fare il ruolo del... Dell'avvocato di famiglia. E Guccini, naturalmente, era dove, per fare la parte del padre, di questo mitico libero fantazzini, cioè questo grande anarchico bolognese conosciuto, appunto, che aveva fatto il partigiano, era stato imprigionato dai nazisti, era finito in Germania, insomma, ne aveva fatti tutti i colori. E eh, appunto era uno anche che aveva fatto una famosa manifestazione per liberare Valpreda, Valpreda era stato un anarchico accusato di aver messo la bomba a, a Milano. No? Eh, quindi doveva esserci una persona carismatica che in un'unica scena portasse su di sé, però, eh, eh, l'importanza di quel ruolo e insomma, allora, eh, doveva essere Emiliano insomma, e, e avere quella forza lì. E Fantazzini ha scritto la locomotiva, voglio dire, quindi, ah, voglio dire Guccini. Sì, Guccini, <ride> voglio dire. Eh, Guccini ha scritto la locomotiva e quindi, voglio dire, proprio, era proprio. Quello giusto, insomma, per... ha fatto anche con molta allegria e molta... Tra l'altro pure aveva fatto anche radio una parte... aveva fatto Radio Freccia. E mi pare di aver visto che ci c'è cioè anche un pezzo di, di immagini di Radio Freccia, o oh, mi sbaglio. Quelle lì su... Che a un certo punto hai visto che è apparso... Sì, quella è una cosa fo folle di questa coppia che non so cosa è successo. <ride> Allora, però io mi il... ricordo che c'erano delle immagini di Rimini di Radio Freccia dall'alto, dei campi lunghi della spiaggia, no. mi sembrava allora io avevo bisogno di Rimini anni 70 no? E... ripresi dall'alto eccetera e mi era venuto in mente che c'era un, un film di Dino Risi che si chiamava L'Ombrellone che iniziava con queste immagini di questa folla pazzesca eccetera allora ho recuperato questo film abbiamo chiesto i diritti eccetera, ce ne siamo andati abbiamo preso questo materiale di repertorio, come abbiamo preso il telegiornale per certo. dire no? però Essendo a colori si mescolava meglio, eccetera. Solo che nel blow up, nell'ingrandimento, chiaramente, siccome era il titolo di testa dell'ombrellone, c'erano le scritte. Ingrandendo, le scritte dovevano sparire. Evidentemente, questa è una copia lavoro sì, certo. rimasta in laboratorio, che sta come la prima copia zero, eccetera, cose del genere, in cui rimasto, sono rimaste impresamente sceneggiatura di sì. no, Vabbè, cioè. Insomma, all'italiana, appunto. Come sì, stava. però è un classico che le prime copie sono sempre quelle che uno fa di fretta, vabbè, ma tanto poi non la vede nessuno, si sì, esatto. dice in un magazzino e poi dopo dieci anni o quindici anni sta una rassegna di cinema. Eh. I tuoi film, insomma, da sceneggiatore insomma, che ti hanno portato al successo, sono tutti film collettivi quasi, no? che parlano di gruppi. E poi in realtà le, i tuoi due primi film come regista sono delle biografie, cioè concentrate quindi solo mm. su... Su, su un personaggio poi in realtà questo è un film corale però diciamo è, sono delle biografie di, di individui è strana questa cosa c'è un motivo forse la domanda è stupida però insomma ci hai, hai mai pensato a questo Ma, ehm, credo che sia una domanda che devi fare anche tu, no? poi, poi <ride> anche tu quando scegli che, 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 perché film fare perché vuoi soffrire per due anni sì. su un progetto invece che su un altro di solito è il personaggio che vince, no? cioè, almeno a me, la cosa che. la situazione del personaggio. Eh, Aber per la vera vita Antonio H mi incuriosiva quest'uomo che comunque questo attore italiano che ha attraversato vent'anni eh, di cinema italiano: alto, basso, bassissimo, altissimo a tutti i livelli. Mezzo rumeno. <ride> e mezzo ebreo, sì. tutte, no. E con la sua fisicità, la sua follia, insomma, quindi era Haber che mi interessava, però attraverso Haber mi interessava anche tutto il mondo del cinema che stava intorno e anche dell'Italia intorno, fantazzina stesso, cioè, è chiaro che ti colpisce lui, e poi improvvisamente però scopri che attraverso lui puoi raccontare delle altre cose. Eh, poi nella me invece mi interessava la situazione, cioè i soldati italiani in, in, in sperduti nel deserto. Sì, lì sei ritornato a un film corale di, di sì, fatto. era la situazione, il deserto, il, la guerra nel deserto, l'uomo, la natura, insomma tutte queste cose qua. In, in Un altro film che ho fatto per la televisione, che si chiama Il tunnel della libertà, erano la di due italiani a Berlino negli anni 60 che scavano un tunnel sotto il muro di Berlino. Quindi anche lì situazione borderline, no? sempre al limite. Personaggi e situazione, è quello che un po' ti, ti affascina nelle cose. dove la sì, domanda? Scusa. Innanzitutto, volevo farle i complimenti perché è proprio un film confezionato benissimo. È uno quei film che ti dà tutto: ti fa ridere, ti fa piangere, ti fa commuovere, mm. ti fa sorridere alla fine. E poi volevo fare una domanda: per quanto riguarda i dialoghi che sono davvero vivi, e volevo sapere come, da dove parte per costruirli. Questa è la prima domanda, più o meno per quanto riguarda i dialoghi, e poi. Adesso se guardi indietro alla sua gavetta, come la vede, com'è stata? Commento. Questo. <ride> Ma i dialoghi, eh, lì, lì quando vengono bene sei in stato di grazia, nel senso che conosci, in realtà quando uno scrive una sceneggiatura, realtà, prima deve già conoscere tutto, la biografia, quando ha fatto la prima comunione, dove ha fatto la prima elementare, insomma, dei suoi personaggi deve conoscere tutto, deve avere lo schema narrativo, eccetera, eccetera, e poi quando finalmente ha raccolto tutto questo materiale pieno di fogli, foglietti, libri, fotografie, articoli di giornale, tutto quello che vuole, appunti scritti eh, di sfuggita in macchina, in treno, a quel punto, quando è pronto, quando si sente pronto, comincia a scrivere la sceneggiatura. A quel punto i dialoghi dovrebbero fluire naturalmente, nel senso che i personaggi li conosci e, e quindi sai che come parlano e cosa dicono. Però deve essere bravo, diciamo. Deve, cioè, se sei bravo è meglio, se non sei bravo vengono bruttini, insomma, certo. Però dipende appunto, quando uno si affeziona a un personaggio, a una, a una storia gli vengono, gli vengono bene, insomma a me questi personaggi mi piacciono tutti per esempio questo film, mi piace il direttore del, del carcere, mi piace Catani, mi piacciono loro tre naturalmente, mi piace anche Giuliano, quello che, con le quell orecchie un po' così, no? quello che prende un attimo in mano la, la situazione all'inizio quando ancora non c'è nessuno, mm, anche Santillo che è quello che dice vado su e li faccio fuori, dice, ma che credi essere John Wayne, no? ecco, cioè, sono piccole cose che però... Uh, sono quei dettagli no, che fanno il personaggio, poi è chiaro, ci sono quelli più presenti che sono i protagonisti e quelli intorno, che... però tutto il cinema è fatto così, no? anche il grande cinema italiano quello degli anni 50-60, no? dei soliti ignoti, eh, ve li ricordate tutti, anche se i protagonisti poi sono Gasman, Manfredi, o, cioè, Mastroianni eccetera. No? Eh, I dialoghi vengono così, vengono con l'orecchio lo, cercando di essere, come dire, il, il più naturale possibile, cioè essere meno letterari possibile. Di sì, solito l'errore di quando uno scrive una sceneggiatura è di scrivere in maniera letteraria i dialoghi, per esempio, no? Eh, fermati, dove vai? Oppure, ecco, nei poliziotteschi per esempio la cosa peggiore è mettere Mani in alto sparo! Ecco, nessun poliziotto in vita sua ha mai detto una frase del genere. Mani in alto sparo non l'ha detto nessuno, lo dicono solo nei poliziotteschi, no? Uh, ti dico sta, sta fermo stronzo oppure butta l'arma se no ti ammazzo cioè, dicono altre cose ma non dicono ma in alto sparo, non è vero non l'ha mai detto nessun poliziotto lo dicono nei brutti film per cui quando uno deve scrivere dialoghi deve cercare di, di, di pescare nel quotidiano avere orecchio eh, poi, poi anche naturalmente sistemarli, per esempio quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro prima delle riprese abbiamo avuto una settimana di tempo ci hanno messo in una stanza noi noi quattro, cioè loro tre più io. E abbiamo fatto una lettura del copione e, e, e fluivano abbastanza. Poi abbiamo fatto dei piccoli aggiustamenti delle cose, no? Cui... Mi sembra che quella della bomba l'hai aggiunto tu, tu no? Anzi. Quindi tu lasci margine anche un po' agli attori. Dicendo. certo vabbè, anzi, vabbè, eh, gli attori. Eh, Giovanni, Giovanni pensano... con Freddy, sì, assolutamente. Eh. <ride> no, che sì. Però vuol dire, non vuol dire andare a braccio, no? Però no gli attori no, si è... devono prendere le no, confidenze, eh, diciamo. No, poi loro erano meridionali, quindi hanno pure messo qualcosa no, sì. del sud che te no, non mai Abbiamo bovino. lavorato anche sul, sul, sul fatto di essere ah. uomini del sud, però comunque già erano presenti nel cioè. copione, quindi era una cosa. All'altra domanda, no, forse non vuoi rispondere. Qual è la domanda? Ah, la gavetta? <ride> ma eh, io credo di essere stato abbastanza fortunato, nel senso che. Ma tutto sommato, diciamo che Roma, io non sono di Roma naturalmente. Ehm, quando sono venuto a Roma, volevo fare il cinema, ho cominciato a fare un po' di tutto. Ho fatto delle, una rubrica televisiva di cinema, ho scritto Press book per la Gomon. Ho fatto l'aiuto regista e fotografo di scena in un Z movie girato in Amazzonia, eh, però è vuol dire, fa parte appunto di, di questo mondo, cioè buttarsi, cercare le, le, le occasioni, imparare, imparare dagli altri, eh, vedere tanti film, leggere tanti libri, leggere tanti libri di cinema, sceneggiature, quelle originali dei film fatti. E poi dopo ho avuto come dire, la, la fortuna o la bravura, tutte o tutte e due le cose insieme, che la prima sceneggiatura che ho scritto è stata fatta. Di solito uno scrive cioè le famose sceneggiature nel cassetto, no? che dice che nessuno vuole fare, eccetera. E invece a me è successo che appunto Cinzia Torrini, che è la regista adesso di televisione molto famosa, aveva letto un mio soggetto, corposo, insomma, erano 40-50 pagine. E siccome fare un, aveva un produttore che era Mauro Berardi, che era il produttore di tutti i figli Troisi, quindi di grande successo, e aveva appena fatto il film di, con Troisi e Benigno non ci resta che piangere, quindi proprio il massimo del, del momento, però è un, essendo un produttore diciamo, militante voleva fare anche un film, diciamo, non solo comico, ma anche qualcos'altro, e quindi Cinzia portò a Mauro Berardi questo soggetto che si chiamava Hotel Colonial. Che è una storia che aveva anche a che fare un po' anche con gli anni di piombo. Erano due fratelli. Uno era scappato dopo un passato burrascoso, e l'altro lo cercava in, in Sud America. Ed è diventato un film con eh, italo americano coproduzione, con Robert Duval, che è l'attore quello di Apocalypse Now, per dire quello che dice mi piace l'odore del Napalm di prima mattina, odore di vittoria, quello, quello dice dovete fare il surf, se non fate il surf andate a... quello delle cavalcate dei Valkyrie, con no? l'elicottero, quell che quell'anno aveva appena vinto l'Oscar con uh, Tender Mercies. Poi c'era uh, John Savage che aveva appena fatto il cacciatore. Rachel Ward che è un'attrice che aveva fatto Uccelli di rovo che all'epoca era stato un boom pazzesco in televisione e poi c'era Massimo Troisi una partecipazione speciale quindi, quindi è un film diciamo grosso quindi diciamo che uno è un, un buon inizio e poi dopo lì una cosa tira l'altra poi, poi si conoscono le persone perché poi il cinema in realtà è un, è, un romanziere un pittore può essere un solitario ma il cinema non si può fare da soli è assolutamente un, un mestiere di, di gruppo, di relazioni, di amicizie, di, di, di clan, di, di squadra. E quindi io ero diciamo, amico di Carlo Mazzacurati, siamo cresciuti insieme a Padova, eccetera. Poi ho conosciuto Paolo Rossi, Salvatore, Antonio Catania, che appunto è tutto il gruppo dell'Elfo di Milano. Quindi insieme abbiamo trovato una maniera di, di fare un cinema che, ci sarebbe piaciuto vedere al cinema, cioè era un, stiamo parlando del fine-metà anni 80 e era uscito a, proprio negli anni 80 un libro di Paolo Bertetto che si chiamava Il più brutto del mondo, il cinema italiano negli anni 80, no? metà anni 70-80 ed era vero, erano i film di Pierino Contro Tutti, della dottoressa Le grandi manovre, di... mentre, mentre Marti Scorsese faceva Taxi Driver, Alberto Sossi faceva Ertassinaro. E la gente andava a vedere il Tassinaro, perché il Taxi Driver non ha avuto un bricio di successo, lo sapete, in Italia è proprio un disastro. Invece il Tassinaro è stato campione di incassi, cioè, era quel cinema lì: il cinema in cui ancora i grandi colonnelli della commedia italiana, ormai privi di slancio vitale, continuavano a fare brutti film. Johnny Dorelli e Celentano erano i campioni di incassi. Sì, sì, però anche gli anni in cui chiudeva un cinema al giorno, in cui la televisione sì, cominciava, certo. quindi c'era anche difficile. No? Eh, sì, sì, infatti era un, era un periodo, era un periodo un terribile. Sì, anzi, voi siete. Allora, Il allora non si è mai ripreso eh? Eh? No, da ma allora que quello fu, no, che no, fu un periodo un un insomma, in di passaggio, del... no? un, di, di rottura, no? di, di, di un terremoto. ci fu, no? Poi, anzi, voi ricominciaste un po' a dare una... Nuova, nuova linfa no? al cinema perché arrivarono questo, questo gruppo dal nord? No? Beh, insomma... <ride> solo... Beh, però, insomma, eh, insomma tutta la, la, la serie... Ma diciamo di che è legato diciamo di che più o meno cioè, intorno all'86, 85, 86, 87, eh, per esempio c'è stato Moretti che ha cominciato a produrre, ha no? prodotto infatti sì, i film certo. di Carlo mazzacurati e i film di Lucchetti, domani è, cadrà è notte e l'Otto ti... Italiana, poi è uscito Marrakesh Express, poi è uscito altri film, filmetti... Diciamo, diciamo che l'anno di svolta è stato il 90, perché mi ricordo che nel 90 poi ai Davidi Donatello, per la prima volta, i Donatello era una come dire eh, una messa solenne per tutti i grandi eccetera, quindi ogni anno premiavano Alberto Sordi, ogni anno Gino Lollobrigida, ogni anno eh, Mario Bonicelli, no? comunque sempre eh, qualsiasi film facessero. Per la prima volta nel 90 c'erano ehm, la scorta eh, ah no, Mary per sempre Mediterraneo, insomma, c'erano tutti 4-5 film della nuova Guardi, che c c generazione e che poi anche erano riusciti ad arrivare al cinema e ad arrivare al un pubblico, ecco, soprattutto perché fare film alla fine uno riesce a farlo, poi trovare un pubblico è la cosa più difficile. E in qualche maniera in quel periodo siamo riusciti a, a contattare, a riconquistare un pubblico che si era un po' disamorato. del cinema italiano mi piacerebbe sapere qualcosa del rapporto tra te e il produttore, cioè, ovvero dal momento in cui hai trovato quel libretto sulla bancarella e l'hai letto e ti è piaciuto, sei corso dal produttore a dire facciamo il film e l'hai convinto oppure hai dovuto scrivere prima il soggetto, la sceneggiatura? No. E... Il produttore Piccioli, che era il produttore anche del mio primo film, di quello con Aber, la vera vita di Antonio H. Quindi avevamo già lavorato insieme, ci eravamo già trovati bene. E quindi quando si è trattato di fare diciamo, un altro film io gli ho fatto leggere il libro e a lui è piaciuto. E quindi con tutte le difficoltà, per esempio la difficoltà principale naturalmente è quella di trovare i soldi, trovare le cose, trovare la distribuzione eccetera. Infatti questo film non è stato distribuito, è distribuito in fantasma. Infatti parte senza marchetto davanti. Di solito i film hanno un marchetto, questo non ce l'ha perché l'aveva distribuito da Columbia ma in maniera diciamo, fantasma. E, il problema è che l'abbiamo girato in 5 settimane e mezzo, sei massimo proprio massimo in Piemonte, tutto a Torino, tutti con una truppa tra l'altro per metà appunto locale totalmente inesperta, erano quasi tutti al, al loro primo film quasi di scenografi cioè diciamo il reparto fotografia veniva da Roma, tra l'altro Arnaldo Catinari è quello che ha lavorato con me anche nel primo film che aveva fatto esordire come direttore della fotografia che adesso sta facendo tutti i film più importanti, eccetera. E tra l'altro per questo film ha vinto anche un sacco di premi proprio come fotografia. Sì, sì. Una fotografia molto bella, molto scura, no? contrastata. Ecco, diciamo che la fotografia veniva da semi-professionisti, tutto il resto era assolutamente praticamente inventato lì in Piemonte. Quindi, però, ecco, quello diciamo, è lo scotto da pagare con un produttore che... Dice sì, fino facciamo, però i soldi sono questi quindi no, no, all'epoca ancora qualche produttore si trovava, cioè c'era un tessuto di produttori indipendenti da Piccioli, c'era Pescarolo. No? C'era eh, anche addirittura personaggi dipendenti come Francesca Noè. Oggi mi sembra che mh, alla fine devi sempre andare a bussare le due chiese che sono sì, sì. RAI. C'è una grandissima differenza, soprattutto in una cosa, nel senso che all'epoca la RAI era divisa in tre reti. Sì e ogni rete aveva la sua eh, come dire, struttura cinematografica per cui uno sapeva che un certo tipo di film andava a Rai 1, un altro tipo di film andava a RAI 2 RAI 3. Per esempio Antonio H, il primo film che ho fatto con la è stato prodotto da Rai 3, questo invece è stato prodotto da Rai 2, per dire. Nel senso, almeno una altre sì, uno aveva tre possibilità, adesso ce n'è uno, paradossalmente c'era uno... uno è no. sola, è Rai Cinema e quindi, uno è, quindi una sola persona, cioè una persona di macchitella Decide chi fa i film in Italia oggi, fine. Se a lui, Infatti, se lui sei simpatico non fai film, finito. Molti produttori ben. oggi si auspicano un ritorno a quel tipo di impostazione, cioè avere Beh. più fonti, da, no? eh eh certo, più no, interlocutori. Cioè in Italia in questo momento ci sono due persone di sì. ginocchio che fanno i Machitella per Rai e, e, e Letta per Medusa, fine finito il discorso. Non, non e quindi sono morti pure tutta questa... questa e tutti i produttori che... cosiddetti indipendenti vanno o da Machitella o da Letta, non è che vanno... E quando per la quinta volta ricevono un no, chiudono e smettono di fare i produttori e vanno in Marocco come andò no, il Povero Vescaro. Lei eh, ha chiesto... Sì, senta, io ritorno alla storia raccontata dal film e ai suoi personaggi. Uno mi ha colpito, non era un personaggio di più importanti, però... Era il personaggio del tiratore scelto, no? Mm -hmm. Allora vorrei sapere, ha qualche aderenza con la realtà dei fatti oppure è un personaggio completamente inventato? Perché è un personaggio che ha delle battute fulminanti, no? Mm -hmm. Cioè io tiro meglio da vicino. Da lontano. Mm. Da lontano, sì, io tiro meglio da lontano. Oppure io ho fatto il lavoro pulito, ho mirato, l'ho disarmato subito. Ecco, voglio sapere se era un personaggio inventato oppure se... Era perente. Dunque, ehm, c'erano dei tiratori scelti. Eh, a un certo punto, nel suo libro, Fantazzini cita che tra questi tiratori c'era anche uno che aveva fatto le Olimpiadi, eh, le gare di tiro, quindi che aveva qualche medaglia alle Olimpiadi. Allora, su questo dettaglio eh, mi sono costruito questo personaggio un po' solitario che in quel momento era, eh, stava andando a caccia col suo cane in montagna, aveva giornata libera e che improvvisamente viene chiamato perché è il migliore. no? E niente, mi, mi piaceva come dire, costruire anche, anche nei, nei personaggi minori, diciamo anche quelli che hanno no, poco spazio, due battute, un, per, un piccolo percorso insomma. E quindi diciamo che nella realtà c'era un personaggio più o meno simile, però probabilmente non era così. Cioè, mi sembra che preso un po' di libertà alla John Wayne e fargli dire sì, delle frasi. Penso che lui quelle... si sì, comporta eh? un po' come da personaggio del film western. Sì, no? esatto. anche però mi piace anche. Cioè al cinema è bello anche giocare ogni certo. coi generi, no? per cui, però gli dava anche un po' di dignità, nel senso che da una parte c'erano i carabinieri, o meglio il capo, soprattutto il colonnello, no? quello interventista, dobbiamo farlo fuori e chi se ne frega, no? Questi qua bisogna stoncarli subito perché sennò sono un brutto esempio per gli altri carcerati, poi si montano la testa. E allora così per non essere tutto da una parte mi sembrava giusto anche come dire, mostrare che c'erano anche quelli più, diciamo che facevano bene, il loro mestiere e basta, che quindi non avevano tante vendette da, da fare o, o interventi brutali, insomma lui era uno specialista e il suo mestiere l'ha fatto bene, poi dopo si distacca dal resto, non vuole stare lì nella bolge, non vuole fotografie, non vuole interviste. Ma infatti nella sua misantropia anche lui è uno molto umano, perché immaginati un... Un tiratore scelto in un film americano sarebbe stato uno cattivissimo, invece lui ha una sua etica in un certo senso. Beh, anche perché dico, questo qui mi è venuto fuori. Se cioè, uno partecipa alle Olimpiadi, non sì. può essere un, un macellario, sì, no? Proprio perché il spirito delle Olimpiadi e delle gare è quello, cioè partecipi a una gara e il meglio di te per cercare di vincerla. Però dopo, se non prendi la medaglia d'oro, pazienza. Mi sembra, a me personalmente, per esempio. Tutti gli uomini in divisa, tranne i due, eh, uno qui presente, che per fortuna sono meridionali e eh, quindi dovevano guadagnarsi la pagnotta, insomma, sono un po' anche, boh, dal mio punto di vista, datati. L'emigrante... I fatti Ecco, con la valigia di cartone che va lì, mm. e, insomma, chiama il cognato, non parla con la moglie e con i figli, e si preoccupa di non sentire niente della vicenda, eccetera. Ma la polizia in quanto tale fa un, una figura pessima, insomma. Sono Beh, tutti sì. molto... <ride> Beh, non tutti diciamo che... Il, per sì. l'epoca, insomma, tra l'anarchico così idealista c'è anche una polizia molto, molto da cartolina, insomma. Beh, comunque, in quell'episodio che è reale, ripeto, eh, successe quello, cioè a un certo punto cioè, volevano ammazzarlo e ci sono rimasti male perché non, non ce l'hanno fatta. Cioè, anche quelli che ho intervistato, anche questo famoso appunto, capo dei carabinieri che poi è diventato un verso destro di, di, di della Chiesa, mi diceva eh, purtroppo non, non l'abbiamo ammazzato perché noi eravamo lì e volevamo ammazzarlo. Erano talmente arrabbiati, talmente incazzati, perché poi era un, uno stilicidio, no? cioè le rivolte, le carceri, eh, gli attentati, le cose eccetera. Quindi anche le forze della polizia avevano una rabbia e una, una voglia di fare piazza pulita, incredibile. In quel caso lì proprio è, 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 le cose sono svolte così, lui di fatto era disarmato, c'aveva cioè un cane poliziotto che gli era saltato addosso, era a terra, quindi ormai va a dire no, la cosa era finita. Invece lì, probabilmente anche involontariamente, cioè il raptus, la tensione è talmente tangibile, cioè quando c'è un fucile in mano, il fucile alla fine spara. Cioè non può dire ah vabbè, andiamo via, no? mettiamo giù le armi, nessuno spari, nessuno spari. No. A un certo punto parte un colpo, partono tutti gli altri a, a raffica. Senti, ma era vera questa cosa che hai sottolineato con primo piano che lui aveva solo un colpo ancora da sparare. Cioè, quindi lui aveva solo colpi. Lui l'ha fatto fino a Assolutamente. Ed è anche vero, scusami, è assolutamente, come è, stato è scritto nel, 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 nel cartello finale, che praticamente è stato salvato veramente dal cane. Dal cane Lupo che poi è veramente l'unico che ha avuto la medaglia al valore, essendo un cane poliziotto inquadrato nelle forze dell'ordine, ha avuto la sua medaglia al valore per essere morto nella, nel pimento del dovere. Quindi vuol dire tutto, come dire, è anche vero che lui è stato accusato anche di furto di orologio, anche se invece aveva chiesto di dare... Cioè tutto, tutto vero. Non, in quel caso lì non lo è anche evito. vero che i due le guardie carcerarie hanno rischiato di, di andare sotto processo. Sì, perché perché non siano comportate da abbastanza. Non, esatto, due contro uno in teoria avrebbero dovuto saltarlo addosso, disarmarlo e, e assicurarlo la giustizia. Scusa una, una domanda, una curiosità. Non, non se n'è parlato diffusamente, credo, ancora. Ma il rapporto i rapporti con la polizia, cioè con. Le forze dell'ordine, i poliziotti in loco, i direttori delle carceri, tutto l'apparato insomma. Sono stati facili o difficili e ti hanno chiesto qualche cosa nella sceneggiatura? Cioè, sei stato un po' sollecitato a dire bene delle riforme carcerarie quando il direttore è così carino, gentile, che dice stiamo facendo tutto. Cosa vuoi di più di così? Abbiamo aumentato la mensa? Cioè, c'è stato un rapporto tra te e le forze di polizia di un certo tipo, di una certa difficoltà o no? No, no, totalmente no. Eh, abbiamo avuto il solito rapporto normale di un film che si deve girare in un ambiente che è sottoposto a, eh, essendo quello un carcere, dismesso, però poi c'era il comune di salute, insomma è una... Una situazione in cui doveva passare da mh, il Ministero de, de, degli Interni al Comune di Saluzzo che poi doveva trasformare in museo oppure cose eccetera eccetera. Quindi era uno stallo. Ma niente, di solito dei rapporti che si hanno per avere i permessi per girare. Parliamo del montaggio. La scelta di Cecilia Zanuso, perché e quali sono stati, diciamo, i problemi di collaborazione, specialmente nella scena finale. Dell'epilogo, grazie. Allora, siccome sono uno, uno schifoso nepotista, ho preso <ride> mia moglie al montaggio perché invece... <ride> quindi ci sono stati conflitti, ma di altro conflitti. tipo. No? <ride> I, I conflitti me li portavo a casa anche la sera. <ride> sì, sì, cioè. sì, sì. No. Infatti, l'avevo infatti detto di venire, però sta lavorando, sta al mix e quindi non, non ce la fa. No, con, con Cecilia naturalmente il rapporto è strettissimo e parte dalla sceneggiatura cioè, io faccio sempre leggere le sceneggiature eh, perché il montatore anche in lettura capisce se il, ci sono delle scene di troppo, se una scena è lunga, se cioè, è un bel risparmio perché magari uno gira delle scene che ha scritto che invece dopo il montaggio vengono tagliate, non servono e, e cadono. Io già cerco di essere abbastanza asciutto, cioè sono il primo critico dei miei copioni. No? Cerco di, di tagliare, togliere, asciugare eccetera. Poi con Cecilia lei mi dà delle dritte, mi dice di queste scene. E poi, dopo, in Moviola, naturalmente si arriva a quella che secondo me era proprio la terza scrittura del film. Cioè, la prima è quella appunto sulla pagina, la seconda è quella sul set con la macchina presa, gli attori eccetera. Poi quella definitiva è quella di Moviola, cioè lì non si scappa, lì deve uscire il film. Eh, lì si decidono anche le musiche, il, tutto no? E, naturalmente mi trovo benissimo con lei, anche perché forse è la, una delle migliori montatrici italiane. Quindi. E, no, in questo film, appunto che tra l'altro essendo claustrofobico, c'è il rischio di essere molto fermo, no? bloccato. Abbiamo dato movimento sia usando molti carrelli anche nelle telefonate, nei dialoghi, cioè non c'è mai il campo contro campo fisso, la macchina si muove un po' sempre. E le telefonate ci permettono di cambiare molto ambienti, per esempio. Con Cecilia abbiamo studiato anche gli, gli, delle anticipazioni, per esempio quando c'è la macchina, no? la macchina abbiamo andiamo molto prima di quando venga poi annunciata dopo, la macchina che richiede... C'è un po' di discorso sui flashback. Che dove ne... il di... I flashback sono sempre un problema nei film, no? Perché sono, possono essere molto didascalici, noiosi, eccetera. Quindi, bisogna trovare il momento per farli entrare. Quindi, uno li studia prima a tavolino, quindi sul copione, e poi cerca di farli entrare il più come dire, dolcemente eh, possibile, in maniera meno invasiva possibile, e che comunque dia qualche cosa al film. Quindi,. C'è quella scena per esempio di Pazzi idea di Patti Pravo che ha no, vari livelli narrativi, no? ci sono vari piani, c'è loro dentro, il, la, la spiaggia sala in cui mangiano, spiaggia. poi il flashback della spiaggia, poi c'è lui il direttore che va preso col pattino e lo porta indietro, c'è l'elicottero, è, insomma, è, cioè è una, un bel montaggio musicale eh, che, che crea la cosa. Non ho capito la domanda sul finale, cosa diceva sul finale? sulla scena finale? Cioè, il, la sparatoria, dice? Eh, la sparatoria... è una sparatoria. Allora, il giro da... Doveva essere... è chiaramente, diciamo, il, il, il clou, insomma, il finale del film, no? È proprio il momento a cui tutta questa lunga attesa porta, no? eh, La domanda è, ce la farà non ce la farà? Ovviamente, naturalmente. E, e poi c'è questa sparatoria fatta con varie macchine, con quindi materiale per, per il montaggio, fatto anche proprio all'italiana naturalmente, cioè effetti speciali zero naturalmente come potete immaginare. L'unico punto per esempio su di, di dissidio che ho avuto con, con il montatore, con mia moglie, è stato sul, nel momento in cui vanno via, dal, quando vanno verso la macchina, no? quando abbandonano l'ufficio, fanno i corridoi e scendono le scale. No? Allora lì 99% i montatori dicono, qui ci vuole la musica di tensione. È una lunga camminata, scendono le scale e poi arrivano. E abbiamo provato anche con la musica, in effetti è, ci stava bene, c'era una bella musica di tensione, le solite cose eccetera. Solo che io a un certo punto ho detto, prova a togliere la musica, vediamola senza musica, sentiamo solo i rumori della notte, i loro passi, i loro respiri e soprattutto siccome lì ci sono dei vetri rotti, a un certo punto passano davanti a dei vetri rotti, poi scendono le scale eccetera, e la musica la vediamo soltanto alla fine quando buta, sbuca l'occhio e vede la macchina no? che sta aspettando e, e infatti alla fine è così cioè io lottando perché lei diceva no assolutamente no ci vuole la musica eh, butti via una scena aiutava il produttore probabilmente no, no produttore, eh, alla fine c'è ecco, stato ecco, l'unico diciamo, dissidio mm, per me funziona anche così probabilmente la, con la musica sei stato più popolare cioè l'impatto è stato più semplice no? Però il fatto di essere lì con loro, cioè a me piangeva, si, è, lì, è tutta macchina a mano, non steadicam, cioè la steadicam sapete che ha quel movimento molto morbido, quasi da film dell'orrore, invece quella è macchina a mano che li anticipa e li segue con loro. Quindi l'idea era quella, parlando appunto con, con Catinari, di stare con loro, cioè che la macchina fosse un, il quarto uomo insomma che fosse con loro. E quindi mi piaceva che fosse proprio naturale, che c'è anche il rumore, cioè che non ci fosse musica, ma ci fosse il rumore dei passi, il rumore dei respiri. È tutto naturale fino alla fine, poi, alla fine, quando finalmente appare la macchina, ti comincia con una zzzz, parte la musica. La musica di Gusto Zigano. Certo. Come mai? E dunque, la musica l'hanno fatto Pivio e Descalzi, che sono due musicisti che usano spesso strumenti etnici, per esempio, tantissimo fanno moltissimo. loro hanno un gruppo. Eh, Trascendental si chiama, che fa musica anche appunto, diciamo, mediterranea, bacino mediterraneo, nordafricana, eccetera. Eccetera, eh, siccome ehm, è un tipo di musica che mi piace, naturalmente. Volevo che da una parte ci fosse delle canzonette per l'epoca, no? appunto, tipo Patti Pravo, tipo i, i Cugini di Campani, sono dei, dei complessini dell'epoca, eccetera. Però la musica la volevo anche un po' straziata, straziante. L'idea che mi sono fatto è che appunto che, eh, Fantazzini fosse un, un la sua vita fosse sgangherata, no? Uno un, un zingaro uno che della sua vita eh. se l'è rovinata con le sue mani in fondo, cioè ha fatto più danni a se stesso che agli altri, a parte in questo episodio. E quindi questa musica che mh, gli ho detto, fammi una sì, gli ho detto proprio questo: fammi una musica alla Custurizza. Te <ride> sì, la, la prego cioè, <ride> proprio, per dirla tu curpa, sgangherata, mh, tutta rotta, tutta in modo anche perché siccome ci sono vari momenti, soprattutto all'inizio, la sparatoria quando sale su per le scale, cose, eccetera, no? e invece di usare la musica de paura, no? la musica di tensione da giallaccio, volevo una musica appunto più calda, pur nella tensione del, del, del momento, insomma e niente a me piace molto quella musica l'ho trovata funzionale molto appunto sgangherata come il personaggio ecco, una musica sgangherata sì. va bene va grazie bene. Enzo grazie Giovanni e grazie a, a presto con un altro film <ride>